La Toscana è da considerarsi una grande città. Questo è l'assunto da cui parte Enrico Rossi, candidato per il centro-sinistra alle regionali, per dire che il trasporto pubblico deve portare a destinazione in circa un'ora di tempo, come accade nelle grandi metropoli europee. Rossi lo ha detto partecipando al convegno organizzato dal Partito Democratico su infrastrutture, mobilità e sostenibilità al Palazzo dei Congressi di Firenze. La sostenibilità dell'ambiente, la tutela del paesaggio hanno bisogno di infrastrutture moderne, sia sul piano viario e sia soprattutto, credo, sul piano delle ferrovie, della mobilità pubblica su ferro. Sono stati fatti passi avanti importanti, è stato siglato un accordo tra il Presidente Martini e il Governo, questo accordo prevede investimenti importanti per tutta la Regione, la prossima Giunta dovrà preoccuparsi che questi investimenti effettivamente si realizzano e si vada avanti anche con progetti che tengano conto della bellezza del paesaggio e che inseriscano dentro questa bellezza le infrastrutture nuove. Le infrastrutture sono decisive per un territorio, anche per l'economia. Cosa è stato fatto e cosa serve alla Toscana? Serve continuare su una strada intrapresa che facciamo parlare i numeri, è la più veloce. 7 miliardi di euro di investimenti ho realizzato in corso negli ultimi 10 anni, sono 14 mila miliardi delle vecchie lire, altrettanti cantierabili, cioè pronti per partire nei prossimi 4 anni, sono altri 14 miliardi delle vecchie lire. E ancora dei ulteriori interventi previsti nell'accordo quadro con il governo,